stato accolto in parte dalla Cassazione il ricorso della difesa del sindaco sospeso di Riace Domenico Lucano contro l'ordinanza del riesame di Reggio Calabria che lo scorso 16 ottobre gli aveva imposto il divieto di dimora a Riace. In particolare i supremi giudici hanno annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente di cui al capo T della rubrica e alle esigenze cautelari e si rinvia per nuova deliberazione su tali punti al Tribunale di Reggio Calabria sezione riesame. Il resto del ricorso è stato respinto. Lucano intanto continuerà a risiedere a Caulonia Marina, a pochi chilometri da Riace, in attesa del nuovo verdetto dei giudici di merito. Nessun commento al momento. Devo parlare prima con i miei avvocati per capire i termini della sentenza della Cassazione. Dopodiché valuterò se dire qualcosa. Mimmo Lucano, sindaco sospeso di Riace dopo l'arresto del 2 ottobre scorso, contattato dall'ANSA, non vuole ancora esprimersi sulla sentenza con cui la Suprema Corte ha accolto parzialmente il ricorso presentato dai suoi difensori per chiedere l'annullamento del divieto di dimora nel suo comune disposto dai giudici del riesame di Reggio Calabria. Si è concluso con 4 arresti e 2 persone denunciate un servizio di controllo straordinario del territorio disposto dal Comando Gruppo Carabinieri di Locri ed effettuato tramite le compagnie di Bianco, Locri e Rocella Ionica. Il collaudato dispositivo messo in campo in aggiunta ai normali servizi di prevenzione e repressione dei reati genere ha visto l'impiego di numerose pattuglie dei carabinieri che hanno eseguito controlli alla circolazione stradale, alle persone sottoposte a misure restrittive o di prevenzione perquisizione domiciliare e personali. In tale ambito i carabinieri delle stazioni di Bruzzano Zeffiro hanno arrestato Stelitano Antonio, 37enne del posto, per resistenza al pubblico ufficiale e violazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose. L'uomo, attualmente sorvegliato speciale di pubblica sicurezza, durante un posto di controllo in località Marinella, non si è fermato all'alto imposto da una pattuglia dei carabinieri. Ne è nato un breve inseguimento, terminato poco dopo quando i militari dell'arma hanno bloccato Stellitano mentre sceso dall'autovettura tentava di dileguarsi a piedi per le vie limitrofe. A San Luca i militari hanno arrestato Mammoliti Saverio, 35enne del posto, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria. L'uomo sconterà una condanna a 3 anni e 3 mesi di reclusione per violazione della normativa sul controllo delle armi e degli stupefacenti. È stato arrestato inoltre Giampaolo Domenico, 29enne del posto, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria. L'arrestato dovrà scontare una condanna a 4 anni e 3 mesi di reclusione per violazione della normativa sul controllo delle armi e degli stupefacenti. A Platì i carabinieri hanno arrestato Malafarina Rocco, 43enne del posto, destinatario di un ordine di esecuzione pena in regime di detenzione domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Locri. L'arrestato dovrà scontare una pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione per tentata estorsione. A Locri i carabinieri hanno denunciato un 31enne indiano per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. L'uomo coinvolto in un incidente stradale è stato trovato con dei valori oppiacei nel sangue superiori ai limiti previsti dalla legge. Per lo stesso, denunciato anche per permanenza illegale nel territorio italiano, sono state avviate le procedure per l'espulsione. I carabinieri delle stazioni di Rocella Ionica e Caulonia Marina, assieme ai cacciatori di Calabria, hanno arrestato Cursaro Antonio, fruttivendolo del posto, con precedenti di polizia, accusato di detenzione di materiale esplodente e di sostanza stupefacente. In particolare i carabinieri, durante un servizio volto alla ricerca di armi e munizionamento, hanno perquisito l'abitazione del giovane trentenne, dove sono stati rinvenuti nel vano sottoscala 2 detonatori ordinari a miccia, mentre all'interno di un vano chiuso con un lucchetto in prossimità della porta d'ingresso venivano trovati 40 involucri e una busta in cellofan con all'interno circa 600 grammi di marijuana. Durante la perquisizione è stata altresì riscontrata un'anomalia nell'impianto elettrico e i successivi accertamenti hanno permesso di riscontrare la permanenza di un collegamento abusivo alla rete elettrica.
Il Cursaro è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria, mentre il materiale esplodente è stato fatto brillare dagli artificieri del comando provinciale. Galimi del PD interviene con un comunicato stampa riguardo ai servizi televisivi andati in onda l'altra sera in TV. Basta fango sulla nostra sanità. Certi servizi televisivi, confezionati su misura che fanno vedere sempre solo una parte del male, quella utile a fare scoop e ascolti, non rende merito ed onore a tanti professionisti e operatori sanitari che riescono a dare prestazioni di qualità alla nostra gente. Si spara nel mucchio generando confusioni, facendo ulteriormente perdere la fiducia, incrementando l'emigrazione sanitaria. Gli intervistati non hanno la possibilità di esternare pienamente il loro pensiero, mettere a fuoco i servizi eccellenti che stanno offrendo le buone pratiche che i nostri medici offrono quotidianamente. Si omette di dire che fino a qualche anno fa erano bloccate le assunzioni e che la nostra sanità è ancora commissariata. Gettare fango su ogni cosa è mestiere facile, ripetere i luoghi comuni generalizzati non rende giustizia a quanti si adoperano per la buona cura dei nostri malati. Parlando con il primario di radiologia del presidio ospedaliero di Polistena, perché non si è preso atto che in quel reparto si è passati da circa 2.000 TAC di pochi anni fa ai circa 10.000 di oggi, perché non si è detto che sta arrivando una nuova TAC e una risonanza magnetica, perché non si è fatto cenno che le liste di attesa sono quasi azzerate? Perché, continua Galimi, non si è detto della funzionalità della cardiologia, dell'ortopedia, della ginecologia ostetricia, dell'anestesia rianimazione degli altri reparti? Si cerchino i responsabili dello sperpero, quelli che hanno pagato certe fatture due volte, che ha creato il buco economico di cui tanto si parla. Non dovrebbe essere tanto difficile, considerando che lo stesso commissario Santo Gioffre ha prodotto denuncia. La verità rimane quella che il Mezzogiorno è un concreto bancomat sanitario che utilizzano alcune regioni del nord. Si ha la netta sensazione che a molti questo andazzo piace. Il sindaco di Cinquefrondi Conia risponde al segretario Galimi. Il PD di Cinquefrondi, in una nota, attacca le Iene e difende la sanità calabrese. Il fatto che nell'ospedale di Polistena ci siano professionalità serie di altissimo livello è condivisibile e fuori discussione. Ma proprio per tutelare loro, continua Conia, bisognerebbe non difendere la situazione che certamente non avevamo bisogno di conoscere dalla TV, ma la viviamo ogni giorno, ogni volta che dobbiamo partire per un nostro caro, per noi stessi. Bisognerebbe avere il coraggio di affermare che politica e 'ndrangheta devono stare fuori dalla sanità e dagli ospedali. Mettere nelle condizioni i nostri medici bravi di lavorare con strumenti e mezzi adeguati e pretendere che i nostri cittadini possano essere curati senza dover partire o senza doversi rivolgere a strutture private. Se queste sono le battaglie, io sono pronto a ogni tipo di azione, il resto è campagna elettorale sulla salute dei nostri figli e io non ci sto. Conclude Conia. Rimanendo nell'ambito sanitario, la carenza di sanitari nell'ASP di Catanzaro non è legata a problemi contrattuali, bensì alla carenza reale di medici. Infatti l'ASP catanzarese ha esaurito la graduatoria e pur avendo attivato avviso pubblico per il reclutamento di altri sanitari, nessun medico ha prodotto domanda. Pertanto nessuna responsabilità può essere attribuita al servizio all'ASP di Catanzaro. E quanto afferma il dottor Antonio Talesa, direttore del Dipartimento Interaziendali CO 118 Area Centro, che aggiunge: a ciò si è aggiunta qualche assenza per malattie e molte idoneità dichiarate tali dal medico competente, qualche sofferenza si è avuta, ma mai al limite del disservizio. Tutti gli operatori con sacrificio e dedizione si sono sempre prodigati per il bene del servizio a garanzia di tutti i cittadini. L'equipaggio con solo infermiere e autista è previsto su alcune situazioni di intervento. Evidentemente il medico di centrale ha ritenuto di utilizzare questa tipologia di impiego, altrimenti avrebbe potuto attivare in emergenza tutte le risorse disponibili, e il soccorso compreso. Da ciò si denota la poca conoscenza di tale situazione emergenziale da parte dell'autore dell'articolo, dal quale ci aspettavamo qualche proposta positiva e non critiche, che appaiono del tutto pretestuose. Inoltre risulta poco informato sull'andamento delle procedure di reclutamento dei medici presso CEU 118. Il dottor Talesa precisa inoltre che l'ASP di Catanzaro
ha pubblicato 33 zone carenti. Sono pervenute 28 domande e la graduatoria, già redatta in tempi brevissimi, è stata già pubblicata e sono state avviate le procedure per i trasferimenti. Entro il 15 marzo arriveranno i primi 8 per mobilità. Esaurita tale procedura, si avvierà l'assegnazione delle zone carenti a tempo indeterminato ad altri 20 medici. Inoltre, a breve inizierà il corso per l'emergenza sanitaria per la formazione di 150 medici da destinare all'emergenza sanitaria territoriale. Non si comprende, conclude il dottor Talesa, il motivo per il quale il dottor Accorinti, invece di disinformare i cittadini con articoli a mezzo stampa, non si pone come mediatore per risolvere le diatribe contrattuali sull'interpretazione della IR, l'accordo integrativo regionale, anche in considerazione del ruolo che ricopre. Ad ogni modo è ben accetta qualsiasi proposta, purché costruttiva. Si è svolto a Reggio Calabria, nella sede della città metropolitana, un importante incontro per discutere sulla messa in sicurezza del fiume Budello a Gioia Tauro. L'incontro richiesto dall'Associazione La Città Futura di Gioia Tauro è stato convocato dal consigliere metropolitano con delega all'ambiente Antonino Nocera. Oltre ai tecnici che si stanno occupando della questione, erano presenti l'Associazione Iride, Calabria Verde, il Comune di Gioia Tauro, una delegazione di cittadini del rione Fiume e gli imprenditori gioiesi Starace e Greco. La Regione Calabria, pur essendo stata invitata, non ha partecipato all'incontro. Secondo il progetto di massima, a cui seguirà il bando per l'assegnazione del progetto definitivo, la città metropolitana dispone per la realizzazione della messa in sicurezza della somma di 11,8 milioni di euro. Il progetto di massima prevede di rendere meno tortuoso la parte finale del budello. Si passerebbe dall'attuale sottopasso ferroviario a un nuovo tracciato più lineare che consentirebbe il passaggio di 180 metri cubi al secondo contro gli attuali 30. Sarebbe inoltre realizzata una vasca di contenimento a monte per le portate del fiume superiore a 180 metri cubi e verrebbero costruiti tutti gli argini di cui il fiume necessita. È stato poi spiegato dai tecnici che i ponti presenti nel centro urbano, uno di competenza ANAS, un altro della rete ferroviaria italiana e tre del comune di Gioia Tauro, necessitano di un adeguamento tecnico e ad oggi la somma stanziata non permette di effettuare questo intervento nella sua interezza. L'Aula del Senato ha approvato l'emendamento a mia firma che aveva già ottenuto l'unanimità dei voti in Commissione Lavoro, che esclude dal beneficio del reddito di cittadinanza coloro che hanno riportato una condanna definitiva per reati gravi di mafia e di terrorismo. Così, in una nota, Giuseppe Fabio Audino, senatore del Movimento 5 Stelle, membro della Commissione Lavoro, il reddito verrà revocato a chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso, anche straniera, o di un'associazione che si propone il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico. A chiunque abbia sequestrato una persona o, spiega il parlamentare pentastellato, abbia attentato alla sua vita e alla sua incolumità per le predette finalità di terrorismo o di eversione. A coloro che hanno preso parte al compimento di una strage, ai condannati per voto di scambio politico mafioso, in questi casi la revoca è retroattiva, quindi opera fin dall'inizio della fruizione del beneficio, con il conseguente obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite, conclude Audino. Il percorso verso l'ingresso della rete mondiale dei geoparchi, con la candidatura avanzata dal Parco Nazionale dell'Aspromonte alla Commissione Internazionale UNESCO, prosegue senza sosta. Dopo la visita dei commissari UNESCO avvenuta nei mesi scorsi dal report della riunione del Consiglio UNESCO Global Geopark, emergono valutazioni positive sulla qualità della proposta di candidatura presentata dall'Aspromonte, con la richiesta di integrazione documentali su aspetti prettamente scientifici e geologici sui siti di rilevanza internazionale e una serie di raccomandazioni già evidenziate nel corso della visita dei commissari a cui l'ente sta già lavorando. La valutazione generale della candidatura del Geoparco Aspromonte soddisfa l'ente Parco Nazionale dell'Aspromonte e rende giusto merito all'impegno profuso, visto anche i tempi brevissimi, tra la proposta e l'accettazione della candidatura e la rapidità con cui sono state poste in essere tutte le attività correlate. Nel resoconto del Consiglio UNESCO Global Geopark, infatti, si elogia l'ottima integrazione tra il patrimonio naturale, culturale e intangibile del Geoparco Aspromonte,
con particolare riferimento alle attività di geovalorizzazione e di geoturismo. Il Consiglio UNESCO ha valutato positivamente anche la buona visibilità dell'Aspromonte Geopark e il coinvolgimento degli stakeholders, delle guide ufficiali e delle comunità locali nel progetto Geoparco. La candidatura, nata nel luglio 2016, continua ad evolversi in termini positivi, inducendo un assoluto ottimismo sulla possibilità di entrare a far parte della rete mondiale UNESCO. Sono in fase di ultimazione gli interventi specifici per migliorare la fruibilità del Geoparco nelle aree geografiche omogenee identificate nel dossier di candidatura. Cuore del parco, area della Piana di Gioia, area dello Stretto, area Greccanica e area della Locride, mediante la sistemazione di percorsi e sentieri, interventi manutentivi alle vie d'accesso o nelle aree di sosta prossime o limitrofe ai geositi e l'implementazione della tabellonistica informativa in italiano e in inglese. Nei prossimi mesi proseguirà incessantemente l'impegno dell'ente parco verso un significativo e prestigioso riconoscimento per l'Aspromonte, così come l'attività di sensibilizzazione e coinvolgimento della comunità attraverso nuovi forum specifici dedicati al Geoparco, le cui date saranno disponibili a breve. Al Piria di Rosarno ho presentato il progetto Antigone dei Lions Club di Gioia Tauro. Francesco Punturiero. Si è svolto presso l'auditorium del liceo scientifico Raffaele Piria di Rosarno il progetto di prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare ai miti del nostro tempo, iniziativa che si colloca nel ciclo di seminari di formazione e informazione rientrante nei percorsi di educazione alla salute inserite nel piano dell'offerta formativa della scuola. È stata l'occasione per approfondire vari aspetti relativi a genesi, diagnosi, evoluzione e cura di questi disturbi, dei quali nonostante oggi se ne parli diffusamente si ignora la gravità. Ha dato inizio ai lavori la dirigente scolastica Maria Rosaria Russo, sempre molto attenta e disponibile a sostenere i progetti di cui i Lions si fanno spesso promotori, che si occupano di tematiche riguardanti la salute e l'educazione alla prevenzione di malattie che possono colpire sin dalla giovane età. Dopo i saluti introduttivi del presidente del Lions Club Gioia Tauro Piana, dottor Giuseppe Ribuffo, del presidente dell'ottava circoscrizione Pino Naime e della coordinatrice del service Rossella Gemelli, sono intervenuti Giovanni Saverio Cambareri, medico nutrizionista, il quale ha sottolineato come anoressia e bulimia siano malattie complesse nelle quali il cibo diventa un mezzo per esprimere un disagio psicologico profondo. Esso, se non superato, può condurre una persona all'isolamento, all'incapacità totale di gestire la propria vita e in alcuni casi anche alla morte. Pino Dattola, medico psicoterapeuta e responsabile Calabria del service, ha relazionato su molteplici aspetti e livelli anche comunicativi connessi ai disturbi alimentari. Successivamente è intervenuta Caterina De Stefano, specialist distrettuale. Nel suo appassionato intervento ha raccomandato ai ragazzi di lavorare su se stessi per accettare la propria immagine e raggiungere così una propria stabilità emotiva. Arianna Messineo, responsabile del Dipartimento di Scienze delle Geopiria di Rosarno, ha illustrato i risultati dell'Est Test 26 somministrato ai ragazzi della scuola mirante a valutare il rischio legato ai loro comportamenti alimentari. Grande interesse da parte degli alunni che hanno interagito con i relatori ponendo loro alcune domande di interesse su quanto esposto nel progetto. Il presidente del club ha concluso ringraziando tutti i presenti e il dirigente scolastico professoressa Maria Rosaria Russo per la sensibilità sempre mostrata verso questo tipo di iniziative. Abbiamo scelto di parlare di questo tema per combattere i falsi miti del nostro tempo. Esistono molti siti che inneggiano all'anoressia e alla bulimia. Noi abbiamo voluto informare i giovani sui rischi di una alimentazione scorretta che porta appunto ai disturbi alimentari che a volte sfociano, nel 5% dei casi, come abbiamo appreso da una relazione questa mattina, anche al suicidio e alla morte. Combattere questi miti lo si fa aumentando la conoscenza e la cultura. Noi siamo per la formazione dei giovani, ci stiamo impegnando in questo ambito durante questo anno sociale, non trascurando però le attività che riguardano i bisognosi e l'elevazione della cultura. Abbiamo fatto un bel lavoro. Siamo tornati al Piria, dove ormai siamo di casa, ci troviamo in una scuola accogliente dove troviamo sempre dei ragazzi attenti e pronti al dialogo. Siamo lieti di questa attività. Sull'albo pretorio del comune di Caulonia, dopo anni di attesa, è stata pubblicata la graduatoria provvisoria per l'assegnazione alle famiglie in condizione di disagio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Ultimati da anni, gli immobili siti nel centro storico di Caulonia hanno atteso sino ad oggi di essere uno strumento valido per rispondere alla grave esigenza abitativa. Finalmente si darà una risposta concreta al disagio abitativo di alcuni nuclei familiari caulonesi che versano in oggettiva difficoltà economica e sono privi di una sistemazione dignitosa. Ha espresso soddisfatto il sindaco di Caulonia, Caterina Belcastro. Sin dal suo insediamento questa amministrazione ha rivolto particolare attenzione alle fasce deboli, alle situazioni di grave disagio e che ha bisogno, e oggi si dà una risposta concreta. Si tratta, ha proseguito il primo cittadino, di un risultato importante che ci esorta a continuare con maggiore impegno e convinzione a lavorare per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini e di tutta la comunità. Una delegazione del comune di Civita parteciperà al secondo Summit di Asprothers, in programma il 1 e il 2 marzo a Tirana e a Lezza. Il sindaco Tocci, in una nota, precisa: sarà sicuramente una due giorni ricca di emozioni e di riflessione. Il secondo Summit di Asprothers, che testualmente significa Summit dell'immigrazione, è una sorta di convocazione delle personalità di origine e lingua albanese domiciliati fuori dall'Albania. L'idea di costruire una politica sulla presenza degli albanesi del mondo e del loro coinvolgimento nei processi strategici del governo albanese, economia, integrazione europea, adeguamento istituzionale e culturale alle democrazie europee, è figlia del precedente governo di Edi Rama. Già prima dell'estate del 2016 veniva istituita, nell'ambito dell'Assemblea parlamentare, una speciale commissione sull'emigrazione albanese nel mondo, come luogo di riflessione e di proposta delle politiche di integrazione e di interazione con gli emigrati di nazionalità albanese, che sembrano essere circa 20 milioni. Questa seconda edizione viene convocata per celebrare il 575 anniversario della Costituzione della Lega di Alessio, una confederazione di principi albanesi e montenegrini promossa da Giorgio Castriota Skanderbeg per opporsi all'invasione ottomana dei Balcani. Il secondo summit si svolgerà in due giornate, il 1 marzo a Tirana, il 2 marzo a Lezza, Alessio, dove fra l'altro c'è il sepolcro di Skanderbeg. Sabato 2 marzo alle 21 al Teatro Gioiosa di Gioiosa Ionica sarà presentato L'Imbianchino di Donald Churchill per la 28ª stagione teatrale della Locride 2018-2019 con la direzione artistica di Domenico Pantano. Con la regia di Claudio Insegno saranno presenti sul palcoscenico Manuela Villa, Martufello e Nadia Rinaldi. Seguirà lo show comico musicale dei tre protagonisti. Anche per questa edizione è tutto, vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento alle prossime edizioni.